7 movimenti più 3 per le giovanili per il Pescara, 6 innesti per il Teramo. Questo è il bilancio di uno scoppiettante ultimo giorno di calciomercato. In casa biancazzurra si chiude quella che era diventata una telenovela e c'è il lieto fine. Giuseppe Rizzo è un nuovo centrocampista del Pescara. Il ritorno del mediano messinese sembrava fatto dopo che la Triestina aveva firmato Angiulli la scorsa settimana. L'infortunio di Calvano nella prima di campionato lo ha rimesso in discussione e lo è stato fino a poche ore fa, quando i dirigenti del club alabardato hanno dovuto procedere ad un'altra acquisizione in mediana, giorno dall'Alessandria, e a quel punto hanno dato il placet definitivo al trasferimento di Rizzo al Pescara. La firma sul contratto biennale è arrivata dopo metà pomeriggio e il centrocampista torna a Pescara a distanza di 7 anni. Si chiudono altre 2 telenovele, quelle legate a Massimiliano Busellato e Andrea Di Grazia. Busellato, che dopo la rottura definitiva col tecnico Auteri e con la società e dopo aver rinunciato al trasferimento al Cosenza, ha trovato un'intesa col Padova a titolo definitivo. Niente B dunque per il centrocampista, che però dopo anni torna a giocare praticamente in casa e in una società candidata alla promozione in cadetteria. Andrea Di Grazia firma per il Foggia dopo un interminabile tiro e molla. L'esterno va alla corte di Zeman in prestito, cessione alle Latina in prestito secco annuale per il baby Marco D'Aloia. Per l'attacco, mentre il Pescara perfezionava la cessione sempre in prestito dell'argentino Nicolas Belloni a Limolese, il Pescara ha affondato per un altro ritorno, quello di Luca Clemenza, che arriva dalla Juventus Under 23 con la firma di un biennale. Clemenza, che era stato biancazzurro da fine gennaio ad agosto 2020, 15 presenze e un gol nelle gestioni tecniche di Legro, Taglia e Sottil. Per il ruolo di centravanti, dopo i tanti nomi circolati e accostati senza risultati, è stata una altalena quella che ha portato al tesseramento di Nicola Rauti in prestito dal Torino. Un trasferimento che sembrava fatto a metà pomeriggio, poi sono subentrate le perplessità del giocatore che alla fine, dopo un lavoro di ricucitura del presidente Sebastiani e del DS Matteassi, si è convinto ed ha sposato la causa biancazzurra. Lo scorso anno è stato in prestito al Palermo, 34 presenze e 4 gol. Dal Benevento ufficiali gli arrivi in prestito di 3 giovani, il portiere 2003 Igor Lucatelli, per lui un ritorno, il centrocampista ivoriano del 2001 Siriki Sanogo e l'attaccante senegalese del 2002 Pape Sambatiam. Sul fronte Teramo sono ben 6 le operazioni portate a termine, 5 delle quali in prestito. A titolo definitivo arriva all'esterno d'attacco 25enne Simone Rosso dal Mantova, lo scorso anno era a Caserta, allenato proprio da Guidi. In prestito ci sono Flavio Di Dio, esterno d'attacco, classe 2002, catanese e passato per il settore giovanile del Palermo, arriva in prestito dal Bologna, con la cui primavera ha collezionato 28 presenze nelle ultime 2 stagioni. Matteo Rossetti, un 24enne centrocampista, arriva in prestito dal Bari. Rossetti, che poche ore fa è stato interessato da un'operazione a titolo definitivo che lo ha portato dal Pordenone al Bari, con percorso inverso fatto dal difensore Alessio Sabbione. Dopo la firma per il Bari, subito il trasferimento temporaneo al Teramo. David Eugene Bois, italo-ivoriano, terzino destro 20enne che arriva dalla Roma, lo scorso anno 13 presenze in Serie B a Cosenza. Dalla Lazio il terzino sinistro albanese classe 2001 Angelo Ndrečka e poi l'esterno classe 2000 Giuseppe Montaperto dall'Empoli.